Un Gesù Cristo in ferro battuto è il dono che alcuni cittadini hanno offerto alla comunità cristiana di Vibo Valentia e lo hanno fatto nel giorno della commemorazione dei defunti. La preziosa opera è stata benedetta durante una cerimonia alla quale ha partecipato il sindaco Elio Costa, che ha ringraziato gli artefici di questa donazione, il preside Michele Licata, l'imprenditore Corrado Martirano e l'artigiano e imprenditore Franco Lobianco, che ha eseguito l'opera. Dell'anno scorso che volevamo farlo questo Cristo. Ricordiamo che è un'opera che avete realizzato in modo gratuito. Sì, l'abbiamo fatto tutto noi. Ai piedi del crocifisso, dopo la benedizione, è stata deposta una corona da alloro. Quindi il sindaco, insieme agli assessori e ai consiglieri, hanno raggiunto altri luoghi sacri, fino alla lapide di Luigi Razza. È qui che si è svolta la Santa Messa, celebrata dal vescovo della diocesi di Mileto Nicotera e Tropea, Monsignor Luigi Renzo. Ieri abbiamo onorato i santi del Paradiso. Oggi commemoriamo le anime del Purgatorio, che sono in attesa di varcare anche loro quella soglia della beatitudine. Centinaia le persone giunte da ogni parte per rendere omaggio ai propri cari nel giorno a loro dedicato e nonostante la chiusura di una delle principali strade d'accesso al cimitero, via Paolo Orsi, poche sono state le code e le attese per raggiungere il luogo sacro, grazie anche all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Vibo Valentia, che ha messo a disposizione una navetta gratuita. Cristina Iannuzzi per l'ACI News 24.